Buongiorno amici, guardate, l'ho messo lì, l'ho appeso in questa posizione. Stiamo parlando del pannello bifacciale della EcoFlow 220 watt, sviluppati entrambe le facciate, però adesso abbiamo solo un lato esposto perché è appeso alla ringhiera. Andiamo a vedere cosa ha fatto fino adesso questo bellissimo pannellino. Eccoci qua. Questo è l'accumulatore, il famoso Delta 2, e voilà, 100% siamo arrivati. Adesso praticamente lo posso disconnettere perché vedete che il carico di input è zero, proprio perché siamo in pieno carico. Quindi vado a disconnetterlo da qua. Questa qua è la parte dove ha le connessioni in ingresso. Lo disconnettiamo, qua si può chiudere, e da quest'altra parte in questo momento tenendo pigiato vado in off e basta. Ok, si parte. Sono circa una dozzina di chili, non è tantissimo, ma va bene. Occhiali li ho, direi che basta così, magari ci vuole una prolunga, la riduzione quella ci serve. Porto questa. E voilà, si parte. Buongiorno amici, buongiorno a tutti. L'inquadratura in zoom dall'altra parte, potete vedere l'accessorio che per fortuna ha sostituito il mio generatore che non parte mai. Ora si inizia a fare sul serio, ci togliamo dalle scatole un po' di roba perché anche i rovi poi dopo crescono e mi mangiano fuori tutto. Guardate che roba. Attiviamo l'uscita in corrente alternata. La batteria è al 100% perché me l'ha caricata tutta il solare. Ciac, si gira. Devo tagliare in un certo modo perché ho intenzione di tenermi qualche pezzo comunque. Thank you.
andiamo a vedere quanto abbiamo scaricato la batteria fino adesso, ma penso che sia una cosa minima. 97%, siamo partiti dal 100, ne ho già consumato un 3%, ma non sto vedendo i consumi, li vediamo poi dopo perché anch'io non l'ho acceso, mentre taglio non sono lì a guardargli addosso. Ci togliamo dalle scatole tutto questo rottame, che è meglio. Allora, per cambiare il disco non dobbiamo spegnere il generatore o staccare la spina, basta spegnere l'ingresso, l'uscita della sternata. Ci prendiamo un altro dischetto, non c'è il rischio che vi parta nelle mani. Non abbiamo baccano al di fuori di quello che sia il flessibile, non abbiamo messo benzina e in questa settimana, in quei due, quel tempo necessario, adesso non so dirvi quanto perché l'ho lasciato così, ha provveduto il pannello a caricarmelo. Direi che più di così faccio ancora due o tre minuti e poi tagliamo il video, perché avete capito cosa devo combinare e come soprattutto. E grazie a EcoFlo per questo grandissimo dono che mi ha fatto. Questa è la ragione per cui accetto le sponsorizzazioni, avete capito, non perché devo guadagnarci, e se volevo guadagnarci c'erano altri modi per guadagnare soldi, non era di sicuro accettare le sponsorizzazioni. Ecco qua. Prendo, finisco questo, il quarto disco del flessibile che cambio perché è ferraccio, duro, duro, duro da matti. Amici, finisco di sistemare queste quattro cose qua e torno giù, adesso vedo dove smaltire questa cosa, divido i pezzi, quei tondini che avete visto che tenevo me li tengo per fare eventualmente qualche zanchetta, qualche picchetto, qualcosa. Dalle immagini lì adesso vado a vedere, ve lo dico in diretta, tanto lo vedete anche da queste immagini. Abbiamo una scorta residua ancora dell'88%, quindi si è scesa 88,2, 90, 12% la batteria,
tagliando poi flessibile questo qui della Bosch, che ha 600, se non sbaglio, 650 watt questo motore, per cui sì, quindi bene o male. Adesso poi si vedeva dalle immagini lì quanto assorbiva, non lo so, andrò a guardare. Io devo dirvi ancora due cose al volo. Adesso questo pacco batterie torna là dove l'avete visto all'inizio, lo metto sotto carico, oggi c'è il sole, me la ripristina, non ho messo benzina, non ho messo niente, il sole provvede a sistemarmi la scorta, e finalmente credo di aver finito per i lavori importanti, così, di andare in giro con questo generatore che non parte mai. Quindi grazie a EcoFlow il pannello funziona, il Delta 2 è una meraviglia, ha una bella potenza, perché lasciate perdere che avevo flessibilino a 650, ma ha un picco di 2007, è un esercizio, un inverter a onda pura da 1008, quindi non è un giocattolino, 1008 sono tanti, 1,8 kW sono parecchi. Finirò di pulire sta roba, adesso taglio questi due pezzi, mi mangia molti dischi perché effettivamente è proprio un ferraccio duro così, poi questi qui erano, quando una volta il ferro lo usavamo davvero per fare le cose. Intanto si pulisce, perché in questo punto farò l'uscita per andare nella zona nord della cascina a ripristinare tutta quella parte di bosco che fa parte lo stesso della proprietà, in cui ci sono veramente una miriade di piante in terra già pronte da bruciare. Detto questo, io vi saluto, grazie a EcoFlow, grazie anche a voi se avete seguito, è un grande strumento veramente. Alla prossima, qui poi ci fate qua, aspettate che devo chiamare i miei cani, venite tutte e due, adesso che non sentono, vieni qui, su, brava, no che mi fai male con gli zamponi, vieni che te, fai abbracciami, Kiba, fai abbracciami, così, brava, guarda di là che c'è la telecamera, le mie due patatine si allontanano solo quando lavoro, appena mi sentono parlare si avvicinano. Ciao a tutti, alla prossima, grazie. Come vi dicevo, l'ho preso, adesso andiamo su. Aspettate, abbiate pazienza un attimo con tutti i movimenti che farò, però lo mettiamo qua. Ok, adesso io di dietro avete già visto come vado a connettere il mio pannello nell'ingresso in dei pannelli, punto. Un attimo, lui comunque rileva la tensione e si accende lo stesso. In ogni caso, ecco, vedete, siamo all'87%, tra un attimo mi contabilizza, vedete, 97-98 watt stanno caricando i pannelli, quindi adesso io lo lascio qua, ripristino, tanto per adesso non mi serve più, vado a fare altro. Vi saluto e alla prossima, grazie, ciao!